Oi? Siamo operativi? Perfetto. Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono lieto di avervi tutti qui. Allora, oggi è una giornata, direi, importante, un evento di una certa importanza. Oggi è il 27 gennaio, appunto, la giornata della memoria. E noi del Caffè Conviviale abbiamo pensato di rendere omaggio a questa ricorrenza con una presentazione, con un'analisi di questo periodo storico e di questa catastrofe. E credo che appunto sia fondamentale, soprattutto di questi tempi, analizzare, studiare e dedicarsi a ciò che ci fa sentire veramente noi, in quanto liceali, non siamo persone a cui non piace poco lo studio, dovremmo essere persone che lo amano abbastanza e di conseguenza concentrarsi su vari argomenti di questo genere, soprattutto adesso, è fondamentale per ricordarci questo tipo di eventi. Spesso uno dei problemi principali del coronavirus è stato l'eccessiva individualità che ci ha portati. E dunque, senza ulteriori indugi, cominciare con questa presentazione. Allora, innanzitutto mettiamo la. Sì. Bene, questa è l'immagine il logo della nostra, insomma, organizzazione. E innanzitutto vorrei partire con alcune considerazioni sul termine Shoah. Perché è preferibile, ad esempio, utilizzare questo termine? Innanzitutto perché il termine Olocausto, che viene usato anch'esso, è ritenuto un po' offensivo, poiché l'Olocausto nella cultura ebraica viene inteso come un sacrificio a Dio, quindi l'uccisione di un animale offerto in sacrificio a Dio. Invece, il termine Shoah viene anch'esso trovato nella Bibbia, ad esempio in Isaia 47,11, il lamento su Babilonia. Ti verrà addosso una sciagura che non saprai scongiurare, ti cadrà sopra una calamità che non potrai evitare. Infatti, Shoah vuol dire calamità, sciagura. Calamità, sì, calamità. E dunque viene appurato anche dall'immagine dell'Olocausto, da Liliana Segre, appunto, una delle poche superstiti appunto, alla deportazione e a questa strage. Preferisce lei stessa, lo indica nel suo libro La memoria rende liberi, utilizzare questo termine al posto di Olocausto. Bene. Innanzitutto, dopo aver considerato questa parte, vorrei introdurvi due documenti che sono stati fondamentali per la sensibilizzazione della campagna ebraica in Italia, ovvero i protocolli dei Savi Anziani di Sion e La difesa della razza, una rivista. E vedremo come la letteratura in questo senso e gli intellettuali hanno giustificato una strage di questa portata. Attraverso dimostrazioni scientifiche, appunto, come vedremo. I protocolli dei Savi Anziani di Sion.
Allora, i protocolli sono un fascicolo nel quale sono racchiusi i progetti di una società segreta ebraico-massonica. Infatti viene definito questo loro intento complotto pluto-giudaico-massonico. In realtà i protocolli non sono strettamente legati al periodo nazifascista, ma nascono addirittura alla fine dell'Ottocento in Russia. Vengono appunto elaborati dalla polizia segreta zarista, l'Okerma, e vengono utilizzati anche per mostrare gli ebrei come l'origine delle rivoluzioni che poi successivamente all'inizio del secolo porteranno alla rivoluzione russa. Dunque, il Times. Siccome questo tipo di documenti avrà una determinata influenza anche negli stati europei, nei restanti stati europei, si è pensato appunto di verificare la veridicità di questi protocolli, perché all'epoca evidentemente non si poteva appurare con questa certezza. Allora, la logica ci potrebbe dire innanzitutto una cosa. Una società segreta di solito non lascia prove scritte delle proprie attività. E quindi già il fatto che vi sia una prova scritta è così facilmente reperibile era, sì, non era proprio logico come evento. E, di conseguenza il Times nel 1921 dimostra che historic fake, che i protocolli sono un falso, ma continuano a girare questo genere di documento nell'Europa dell'epoca, e si dovrà arrivare al 29 ottobre del 1934 a Berna, dove appunto verrà tenuto un processo. Vi dico alcuni nomi degli accusatori: J. Dreyfus, Brodsky, Marcus Cohen e Marcus Ehrenpreis. Il processo si concluderà il 19 maggio dell'anno successivo, quindi del 2005, e verrà appurato che i protocolli di Saviazione di Sion sono un falso. E vengono inoltre accusati di plagio, poiché si pensa che la struttura del testo, il contenuto, sia preso da molti altri testi letterari. Due principali sono Il Principe di Niccolò Machiavelli e di Maurice Joly, il dialogo tra Machiavelli e Montesquieu e gli Inferi, che è un pamphlet francese rivolto a Napoleone III. Ma li vedremo adesso con più accuratezza nel dettaglio. Allora, questa immagine ovviamente è indicativa, poiché i protocolli hanno ispirato anche alla scrittura e alla composizione del Mein Kampf, appunto le varie argomentazioni secondo le quali sarebbe corretto, insomma, sterminare gli ebrei, vengono prese dalle idee che avevano, meglio si dice che abbiano pensato gli ebrei nei protocolli. Sull'autenticità, noi analizzeremo i protocolli nelle copie italiane. Allora, ci sono state varie ristampe. Rispetto alla difesa della razza, i protocolli sono stati molto più letti degli italiani. E in particolare l'edizione dominata da Giovanni Preziosi e commentata da Julio Sevola. Qua appunto abbiamo l'introduzione proprio fatta da e che analizza, meglio, porta le proprie argomentazioni sulla veridicità dei protocolli. Solo un procedimento induttivo può dunque precisare la portata di testi come i protocolli, il che significa che il problema della loro autenticità è secondario e da sostituirsi con quello, ben più serio ed essenziale, della loro veridicità. Quand'anche, cioè, dato in un concesso, i protocolli non fossero autentici nel senso più ristretto, è come se essi lo fossero, per due ragioni capitali e decisive. Perché i fatti ne dimostrano la verità, perché la loro corrispondenza con le idee madre dell'ebraismo tradizionale moderno è incontestabile. Quindi, cosa dice in questa sua introduzione? I protocolli potevano essere magari falsi all'epoca in cui sono stati scritti realmente,
in quel momento in cui dal discorso del 18 settembre del 38 a Trieste Mussolini emana le leggi razziali, vediamo che nel loro caso è così impellente questo problema razziale. E dunque, anche se non fosse vero ciò che dice il testo, è fondamentale leggerlo proprio perché i fatti ne dimostrano la verità. Quindi il problema razziale, dal loro punto di vista, è effettivo. Vediamo delle argomentazioni molto particolari. Un altro passo dell'introduzione che spiega gli argomenti che vengono discussi e trattati nei protocolli. Due punti vengono in particolare risalto nei protocolli. Il primo si riferisce direttamente alla questione ebraica. Il secondo ha una portata più generale e conduce ad affrontare il problema delle vere forze in atto nella storia. Vi porto alcuni esempi. Allora, il testo si apre con una frase di Dante Alighieri, durante degli Alighieri, detto Dante. Uomini siate e non pecore matte, sicché il giudeo tra voi di voi non rida. Questo è, come dico io, il primo esempio di uso improprio della letteratura. E questo è tratto dal protocollo 13, e, leggiamo insieme. Ah sì, vi spiego innanzitutto cosa sono i gentili. I gentili sono coloro che non credono nella religione ebraica, coloro che non sono ebrei. Deriva dal termine Zoim, che sarebbe plurale in ebraico, ed è stato abbastanza discusso questo tipo di significato, ma per quello che noi andremo ad analizzare vuol dire non ebrei, quindi in sostanza noi. Fummo noi che col più completo successo facemmo girare le teste scervellate dei gentili con le nostre teorie di progresso verso il socialismo. Per questa ragione cercheremo di indirizzare l'opinione pubblica verso ogni specie di teoria fantastica che possa sembrare progressiva o liberale. Qua vediamo molti contenuti, molte cose interessanti. Pensiamo che, ad esempio, all'inizio vi ho detto che i protocolli sono nati come diciamo attestazione del fatto che gli ebrei stiano progettando una rivoluzione di tipo socialista in Russia. Infatti sono opera della polizia segreta zarista Okhrana. Dunque, cosa c'è di meglio per i nazisti e i fascisti? Nel senso, unire l'odio giudaico all'odio per il socialismo e il comunismo, quindi le ideologie di sinistra. Procediamo. Un altro punto su cui muovono gli ebrei e muovono indirettamente i fascisti è la religione. Noi moderni probabilmente non sentiamo così forte e presente in noi la fede in Dio o qualsiasi altra cosa. Almeno non la sentiamo forte tanto quanto era risentita nel Novecento, i primi del Novecento. E di conseguenza mostrare che gli ebrei nel loro complotto giudaico-massonico desiderano abbattere la fede cristiana e cattolica è un altro strumento per governare il popolo, ovvero volgerlo contro gli ebrei. Quando ci stabiliremo come signori della terra, non ammetteremo altra religione che la nostra, cioè una religione che riconosce il Dio solo, a colui il nostro destino è collegato dall'averci e gli eletti, e da cui il destino del mondo è determinato. Per questa ragione dobbiamo distruggere tutte le professioni di fede. E in aggiunta a questo passo, quando sarà arrivata l'ora di annientare la corte papale, una mano ignota, additando il Vaticano, darà il segnale dell'assalto. Quindi sono cose ai nostri occhi molto fantasiose, solo che all'epoca potevano essere facilmente uso e strumento della propaganda. Bene, un altro ovviamente strumento utilizzato per un complotto e comunque un progetto di dominazione del mondo, perché credevano questo le persone all'epoca, leggendo i protocolli, che gli ebrei volessero dominare il mondo. E che cosa fa attualmente la stampa? Essa serve a suscitare nel popolo passioni furenti, oppure, talvolta, dissensi egoistici di partito. Noi la barderemo e ne terremo fortemente in pugno le redini. La cosa interessante dei protocolli
è che vi sono determinate somiglianze e contraddizioni, direi preoccupanti. Vi ricorda qualcosa questo uso della stampa? No? Zero, proprio nessuna ideologia. Non vi ricorda un po' il fascismo? Negli effetti che ha avuto la stampa? No, vabbè, comunque, lo dico io. Il bello della contraddizione presente nei protocolli e nell'opera di propaganda fascista è proprio questa. Ad esempio, un esempio è questo. Bene. Vediamo le fonti letterarie a cui vi accennavo prima, quindi il dialogo tra gli inferi di Machiavelli e Montesquieu e il principe di Machiavelli. Machiavelli, principe. Bene, questo è tratto dal protocollo, dal primo protocollo. La politica non ha niente di comune con la morale. Un sovrano che si lascia guidare dalla morale non è un accordo politico. Conseguentemente non è sicuramente assiso al trono. Chi vuole regnare deve ricorrere all'astuzia e all'ipocrisia. L'onestà e la sincerità, grandi qualità umane, diventano vizi in politica. Vediamo cosa dice Machiavelli nel capitolo 18. Non di manco si vede per esperienza nei nostri tempi quelli principi avere fatto gran cose, che della fede non hanno tenuto poco conto. E che hanno saputo con l'astuzia girare i cervelli degli uomini. Che uno principe, e massimo uno principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono chiamati buoni, essendo spesso necessitato, per mantenere lo Stato, operare contro la fede, contro la carità, contro l'umanità, contro la religione. Vediamo un discorso molto, molto efficace e portante nell'opera del Machiavelli. Ovvero questa separazione tra politica e morale. Immagino vi ricordiate qualcosa della terza, della quarta, su Machiavelli. E viene ripresa questo tipo di idea politica anche nel fascismo, ma in senso abbastanza improprio, perché la morale, diciamo, muta in senso negativo. Ovviamente è separata dalla politica. Ma secondo me viene interpretato in modo forse eccessivo il Machiavelli. L'interpretazione di Machiavelli è una cosa molto delicata su cui agire. E prendiamo ad esempio adesso il discorso agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu. Vi ho detto all'inizio che quest'opera, appunto fatta da Maurice Joly, è rivolta contro il potere monarchico di Napoleone III. Machiavelli appunto esordisce: il governante che voglia consolidare il suo potere dovrà innanzitutto impegnarsi a distruggere i partiti, ad annientare le forze collettive ovunque esistano e infine a paralizzare l'iniziativa individuale in tutte le sue manifestazioni. Questo non vi ricorda niente? Neanche questo? No? Sì, no? No. I fascisti? Bravi, bravi. Perfetto. Sempre i fascisti. Sì, ma non solo. Anche gli ebrei, perché, nel senso, gli ebrei dei protocolli dei Savianzeni di Sion. Vediamo, protocollo primo. La libertà politica non è un fatto, ma un'idea. Si deve sapere come applicare questa idea quando necessita, allo scopo di servirsene come di un'esca per attirare la forza della plebe al proprio partito. Se detto partito ha deciso di usurpare il potere di rivale. Ulteriore doppia contraddizione. Un altro passo, sempre tratto dal dialogo degli inferi tra Machiavelli e Montesquieu, secondo me è indicativo, sempre rispetto al concetto di libertà. Faremo una riflessione dopo. Stento a credere che il popolo se ne stia in silenzio a lungo, che non si sollevi di fronte ai suoi decreti che lo spogliano di tutti i diritti. La S maiuscola è riferita a Napoleone e Machiavelli. Non lo sarà, cioè non lo farà. È stanco di disordini, aspira al riposo. Comunque gli prometterò solennemente di restituire
restituire le libertà soppresse non appena la pace e l'ordine si ristabiliranno nel paese. Questo desiderio di riposo potremmo identificarlo con l'indifferenza. L'indifferenza che si è sviluppata, si sviluppa, è sempre presente, perché è sempre comodo evitare i problemi se si può mantenere una situazione di tranquillità anche barcollante. È interessante vedere gli effetti che l'indifferenza ha avuto in particolare sul tema che stiamo trattando ora. Un altro passo dei protocolli, protocollo sesto. Quando poi arriveremo al periodo del nuovo regime, non permetteremo alla stampa di pubblicare qualsiasi resoconto di delitti, essendo essenziale che il popolo creda il nuovo regime talmente superiore da aver soppresso perfino la delinquenza. Rispetto al fascismo, vi viene in mente un delitto in particolare? Brava Alessia, perfetto. Esatto. Ovviamente un regime che sia ebraico, che sia fascista, abbiamo visto che sopprimere addirittura la delinquenza è abbastanza impossibile, quindi sono quasi ironici. Gli ebrei, in questo, gli ebrei, i russi, detto in senso proprio, ovviamente anche i fascisti. E, come si chiama la tempistica? Benissimo, ottimo. La propaganda razzista in Italia, in particolare rispetto alla difesa della razza. Allora, la difesa della razza è uscita per la prima volta il 5 agosto del 37, no, del 38, scusate. E il direttore era un famoso razzista, Telesio Interlandi, e il sottosegretario della rivista era Giorgio Almirante. Conoscete questo personaggio? A parte i professori, e quelli, insomma. Mai sentito Giorgio Almirante? Damiano? Esattamente. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi con l'istituzione della Prima Repubblica, Giorgio Almirante sarà appunto il capo del Movimento Sociale Italiano. Bene, dopo la prima uscita, appunto, abbiamo già detto, il 5 agosto. E vediamo qui, nel primo volume della razza, della difesa della razza, una dichiarazione di Mussolini, davvero secondo me indicativa. Naturalmente, dice Mussolini, non esiste una razza pura, nemmeno quella ebraica, ma appunto da felice mescolanza deriva spesso forza e bellezza ad una nazione. Razza. Questo è un sentimento, non una realtà. 95% è sentimento. Abbiamo visto che le contraddizioni sono all'ordine del giorno, quindi successivamente il 18 settembre del 38 a Trieste, quando appunto verranno emanate le leggi razziali, l'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. E riguardo della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Vediamo come muta rapidamente il concetto di razza. Infatti il concetto di razza è molto difficile da analizzare, il loro concetto di razza ovviamente. E, qua vediamo un elenco di definizioni, è scritto un po' piccino, però... Sì, esatto, il manifesto degli scienziati razzisti. Grazie. Un altro... Interessante spunto è quello dell'uscita del 1940. Vediamo quanto sia importante indottrinare i giovani italiani al razzismo. La rivista è davvero piena, potete trovare negli archivi, c'è l'archivio digitale di tutte le stampe e tutte le uscite. E ci sono un sacco di immagini indicative, vengono analizzate in modo ovviamente discutibile e talmente contraddittorio che infatti le contraddizioni, scusate il gioco di parole, presenti nei protocolli sono decisamente minori rispetto a quelle della difesa della razza. Questo ad esempio è uno dei motivi
principali per cui non ha avuto questo seguito. Esatto. Nonostante costasse una lira, aveva detto. Volevo dire anche un'altra cosa. I protocolli dei Savi di Sion, e questa è una cosa a dir poco preoccupante, degli stati del Medio Oriente ostili a quello di Israele, vengono tuttora utilizzati per fomentare l'odio nel confronto degli ebrei. E questo è particolare, oserei dire, dopo che ci sono state 3-4 dimostrazioni della falsità di tali documenti. L'interesse per i gemelli. Qua ci richiameremo ovviamente al nazismo. E le analisi, ripeto, scientifiche presenti nella difesa della razza mostrano delle particolarità sviluppate dalla scienza dell'Ottocento. Quindi tutte queste nuove teorie che partono come base dall'evoluzione si sviluppano in maniera decisamente macabra. Ad esempio Hitler, nel suo periodo di potere, si impegnava a eliminare le persone ovviamente più deboli e a migliorare coloro che invece erano già migliori in sé e potenzialmente. E un personaggio che ha aiutato ad analizzare nel dettaglio il processo, questo tipo di processo attraverso la cosiddetta scienza è sicuramente il medico del lager di Auschwitz. Josef Mengele, un personaggio davvero terribile, estremamente sadico, simile a un personaggio che analizzeremo dopo. Ebbene, Giacomo Leopardi, questo è il secondo esempio, oltre a anche i dialoghi tra Machiavelli e Montesquieu, Dante e il principe di Machiavelli, è un altro esempio di uso improprio della letteratura italiana. Dobbiamo sapere, e questo ci permetterà di comprendere il tipo di collegamento effettuato dagli scienziati razzisti per portare la cosiddetta rubrica Pensieri e parole del Leopardi. Leopardi era uno dei pochi che all'epoca conosceva molto bene la lingua ebraica, infatti traduceva la Bibbia. E per questa sua conoscenza, comunque, ovviamente leggendo la Bibbia, traducendola, avrà sviluppato un proprio parere sulla cultura ebraica, vengono estrapolati determinati concetti senza un contesto culturale di contorno che faccia comprendere l'idea del grande poeta, vengono offerte determinate riflessioni. Ad esempio, il popolo ebreo chiamavasi il popolo eletto e quindi si poneva senza paragone alcuno al di sopra di tutti gli altri popoli, sì per nobiltà, sì per merito, sì per diritti, e spogliava gli altri dei loro leopardi. Probabilmente Leopardi, conoscendo la sua estrema razionalità, il suo non farsi condizionare da un particolare, ma analizzando tutti i particolari, quindi ha un tipo di ragionamento molto sistematico. E non avrebbe mai potuto scrivere una cosa di questo genere senza argomentarla in modo, diciamo, degno. Qua un'altra immagine della rubrica Pensieri e parole Pensieri di Leopardi, un'altra ancora. Ebbene, io avrei terminato la mia. Sì? Ah sì, se avete eventuali domande, magari posso rispondere comunque. È un argomento molto ampio questo. Vi vorrei dire un'ultima cosa. Ok. Beh, bene, bene. Perfetto. Scusate un attimo.
Tutto ok? C'è qualcosa che non va? No? Boh, perfetto. Col tempo sono giusto? Oh, perfetto. Grazie mille per l'attenzione e proseguiamo. Ah sì, no, solo un'ultima cosa. Rispetto a questo tipo di propaganda, vedremo, e vi consiglio di fare parecchia attenzione dopo anche la presentazione di Walter, rispetto all'effetto provocato nelle persone singole, in particolare in un gerarca nazista, anzi, in molti gerarchi nazisti. Ma li vedremo in particolare. Grazie a tutti. Ringraziamo Davide per questa sua ampia esposizione di quella che è un po' la propaganda negli anni che precedono la guerra. E adesso io farò un veloce, una panoramica proprio rapida, per vedere con voi come si concretizza questa propaganda, in che modo arriva a toccare le persone nella loro quotidianità. E come sappiamo, sia in Germania che nell'Italia fascista, la propaganda non tarda a trasformarsi in una persecuzione sia concreta, quindi aggressioni personali o di gruppo, sia in una persecuzione legale, strutturata in leggi nuove che fanno tabula rasa dei principi della dignità umana. Tuttavia è importante ricordare un evento nella nostra cronologia che voi sicuramente conoscerete, ossia l'apertura del Lager di Dachau in Baviera, che è il primo Lager della Germania nazista. E, all'epoca in realtà non era ancora pensato per gli ebrei, principalmente per gli oppositori politici, quindi in particolare i comunisti o comunque esponenti della sinistra. Ma ci interessa soprattutto la data, 22 marzo, che è meno di due mesi dopo l'elezione la nomina di Hitler a cancelliere, perché viene nominato da Hindenburg il 30 gennaio del 33. Se Mussolini era salito al potere molti anni prima, come sappiamo, nel 21, egli tuttavia aveva dovuto seguire un processo più lento per instaurare la propria dittatura. C'era stata un'altra elezione nel 24 con la legge Acerbo, che quindi inevitabilmente truccava anche il risultato delle elezioni. Invece l'ascesa di Hitler si configura da subito come un fatto velocissimo. Vediamo che neanche due mesi dopo hanno già aperto il Lager di Dachau. E in poco più di due anni arriviamo alle leggi di Norimberga, che sono un insieme di due disegni legislativi principali che pongono le basi giuridiche sull'esclusione degli ebrei dalla comunità nazionale. I non tedeschi vengono privati della cittadinanza e di conseguenza di tutti i diritti civili e politici, la libertà di circolazione, di stampa, di espressione, di associazione e anche il diritto alla proprietà privata. Da quel momento qualsiasi funzionario dello Stato è autorizzato a prendersi qualsiasi proprietà degli ebrei, perché in fondo non sono più cittadini tedeschi. E inoltre sancisce anche l'impossibilità di matrimoni tra tedeschi e non tedeschi. Queste leggi di per sé dalla forte carica razzista, verranno ulteriormente, possiamo dire, esacerbate quando Mussolini pubblicherà le leggi razziali italiane nel 38, come ci diceva Davide, annunciate dal balcone del municipio di Trieste il 18 settembre. Le leggi razziali italiane saranno ancora più specifiche. Probabilmente vi ricorderete le vignette dove venivano barrati tutte le attività che erano proibite agli ebrei. Queste leggi razziali italiane, che come ci ha illustrato Davide,
arrivano come un fulmine a ciel sereno per gli ebrei italiani che fino a 2 mesi prima vivevano relativamente tranquilli, possiamo dire, nei limiti del possibile. Queste leggi arrivano poco più di una settimana dopo un evento molto importante, la notte dei cristalli. E sicuramente ricordate, avendola studiata anche alle medie, che nella notte dei cristalli viene dato l'assalto alle case, alle negozi e alle sinagoghe degli ebrei in tutta la Germania, per opera di membri delle SS e delle SA. E vengono e numerosi ebrei rimangono uccisi perché vengono date alle fiamme molti edifici, come qua vediamo una sinagoga che sta bruciando. E 30.000 ebrei vengono catturati e richiusi nei campi di concentramento come Dachau, ma come anche Buchenwald, che era stato aperto un anno prima. E la notte dei cristalli purtroppo segna l'inizio di quella che diventerà la prassi che porterà alla Shoah. Ma anche un momento di svolta, perché la notte dei cristalli, premeditata, organizzata, tuttavia somigliava ancora ai pogrom della Russia zarista, per esempio, ma anche dei tempi medievali, in cui l'attacco agli ebrei era principalmente dovuto a una rabbia repressa, a un'invidia anche nei confronti di coloro che venivano visti come dei mercanti sleali. E in particolare saranno gli alti gerarchi nazisti a decidere per una soluzione che sia molto più razionale e in questo caso porterà alla strutturazione, alla costruzione di tantissimi campi di concentramento e quindi all'industrializzazione di questa macchina di morte. Tuttavia, prima di arrivare nei campi di concentramento, per gli ebrei che non sono riusciti ad espatriare, c'è un periodo che è quasi un limbo, sono costretti a vivere in una situazione di grande incertezza. E vi leggerò un passo tratto dal diario di Anne Frank, dove così possiamo capire com'è la vita in questo periodo con le leggi razziali. Gli ebrei devono portare la stella giudaica. Gli ebrei devono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono prendere il tram. Gli ebrei non possono andare in auto, neanche se di loro proprietà. Gli ebrei non possono fare acquisti dalle 15 alle 17. Gli ebrei possono andare solo dai parrucchieri ebrei. Gli ebrei non possono uscire per strada dalle 20 alle 6 di mattina. Gli ebrei devono frequentare solo scuole ebraiche. Come vedete, questa citazione è datata 1942, perché in Olanda le leggi razziali non c'erano prima dell'occupazione nazista, ma rendono bene l'idea anche della situazione in Germania e in Italia a sua volta. Gli ebrei non possono nemmeno trattenersi nel proprio giardino dalle 20 alle 6 di mattina. E quindi sono costretti in una situazione veramente difficile e invivibile. Però molti cercano di andare avanti. Anne ci testimonia anche la ricerca comunque di una vita, di una socievolezza con le compagne di classe che cerca di superare questo momento difficile con la speranza appunto di una liberazione non troppo lontana. Ma purtroppo vede anche dalla finestra molti suoi compagni, compagne in questo atroce destino che vengono portati via, che si avviano ai campi di concentramento. Innumerevoli amici e conoscenti sono andati verso un destino terribile. Le automobili militari verdi o grigie vanno avanti e indietro, di continuo. Suonano tutte le porte e chiedono se ci sono ebrei. Se sì, si portano via tutta la famiglia. Nessuno può sottrarsi a quel destino se non si nasconde.
È come la caccia agli schiavi che si faceva un tempo. Però non è affatto uno scherzo, è troppo triste. Di sera, al buio, di frequente vedo camminare quelle file di buona gente innocente, con bambini che piangono, sempre a piedi, comandati da un paio di ceffi, picchiati e torturati fino a crollare a terra. Non si salva nessuno, tutti camminano insieme verso la morte. E questo non è l'unico passo in cui viene descritta l'arresto e la deportazione degli ebrei. Ci sono madri di famiglia che vanno a fare la spesa e quando tornano a casa trovano la porta forzata e la casa vuota. Bambini che vanno, non sono più nessuno tornando. È una situazione veramente, veramente difficile. E per questi deportati li attende la morte. Dopo una lunga marcia, dopo stenti e privazioni, e dopo maltrattamenti, ingiurie, e dopo i campi di transito, perché non si arriva direttamente ad Auschwitz o a Buchenwald, come vi dicevo, tutta la macchina viene strutturata in lunghi passaggi come una catena di montaggio. E nel caso dei Frank sarà il campo di Westerbork, nell'Olanda settentrionale. E dopo i treni bestiame si arriva, come nel caso di Auschwitz, sulla rampa dei treni, dove si viene separati coloro che possono essere utili, possono lavorare, e coloro che vengono spediti immediatamente alle camere a gas. Ma per capire com'è la vita nei campi, cederò adesso la parola a mio fratello, o meglio, vedremo il video in cui mio fratello ci racconta un po' il libro di Primo Levi, Se questo è un uomo. Lui non era un ebreo praticante, si indicava un cittadino italiano su tutti gli aspetti, il fatto che era stato. Questo libro narra la sua storia, il suo internamento, dalla fine del 1943 a gennaio del 45. Quindi la storia, vi racconto, parte con il suo tentato ad un momento nella lotta partigiana. Non ha andato a buon fine, difatti, fu catturato dai fascisti italiani. Passando del campo di transito di Bossoli, importante campo in Italia, arriva infine ad Auschwitz, il più famoso campo di concentramento d'Europa, non solo per gli ebrei polacchi, che erano il maggior numero degli ebrei d'Europa, ma anche per altri paesi, Emilia, specialmente Salonicco, Italia, e così. Arrivato al campo, dopo un lungo viaggio, Primo Levi, diciamo, si ritrova all'inferno. Un inferno nel quale riesce a sopravvivere, fortunatamente, grazie alla sua missione a un laboratorio di chimica, inaugurato da poco dai tedeschi. Difatti, lui, laureatosi in chimica nel 1943, riesce a passare l'esame, così garantendosi una
fonte di sostentamento sicura, un ambiente caldo, nel verbo del 44 non era, era se non era la cosa migliore in assoluto, per tutti. E così riesce a sopravvivere fino al 45, quando la Mare Rossa in casa, in Polonia, comincia ad arrivare a formare il territorio tedesco, il campo viene evacuato. Lui fortunatamente rimane nel campo, dato che aveva contratto una malattia al febbre. Mi sono rimasto, sì, tu la marcia della morte, esattamente, che invece riposerà a un suo caro amico. E questa parte, quest'ultima parte del suo internamento, che lo stesso chiama la storia di 10 giorni, dura di parte 10 giorni, questa è la vera lotta tra la vita e la morte. Indebolito dalla malattia, blocca con tutte le forze per rimanere in vita. In cui c'è una denuncia della fuminevole tortura che i nazifascisti stanno compiendo verso questi prigionieri. Prima di tutto bisogna fare una premessa, che sì, il campo era gestito dai nazisti, però la diretta sorveglianza i prigionieri non era veramente riservata alle SS. Le SS infatti incaricavano dei capo, come li chiamavano, cioè degli internati filo-tedeschi, sia per motivi alcune volte ideologici, anche semplicemente per aver più cibo, per far venirsi per la libera, sorvegliavano i prigionieri. Dicevano, stimano il lavoro e così via. Primo Levi, per quanto riguarda i suoi professori, il rapporto che ha, ovviamente non ha una, sì, non ha una buona considerazione di loro. Ma questo è anche stato molto, sì, da questo punto di vista, nella critica dei suoi professori. Lì scrive soprattutto i loro comportamenti, penso un po' di staccati. E invece quali sono i temi principali e anche il modo in cui vengono affrontati? Il tema principale del racconto è la vita quotidiana del campo. Questo libro tratta della vita degli internati, non parla quasi mai di come, parla delle persone all'interno del campo e il modo con cui con cui espone queste tematiche è in modo molto preciso, realistico, utilizzando similitudini dantesche, spesso cita Inferno, di Dante, in particolar modo per quanto riguarda la verità di lingue. Potremmo definire questo modo di raccontare la sua esperienza, la vita, le sensazioni, i sentimenti all'interno del campo quasi in un modo fotografico, raccontando il vero. In questo simile alla tecnica triste. Sì. Questa narrazione realista che cerca di essere aderente ai fatti, secondo te può essere giustificata da una necessità di fissare la memoria su carta in modo che non possa venire negata domani? Può essere questo l'obiettivo, poter fissare la memoria in
modo che non possa essere negato a voi come si tenterà di fare nel processo di Molibeca. Si cercherà di negare l'esistenza della soluzione finale. Esattamente questo è proprio il scopo del libro. Lui parla di questo sia la prima pagina, con la poesia che lui stesso scrive all'evoluzione di questo racconto. Per farlo capire meglio, la leggerei. Voi vi vivete sicuri nelle vostre tempi del campo. Poi che tornate, trovate tornando sera il cibo caldo che vi dice amici. Considerate se questo è un uomo, lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo tanto, che muore che non si o per un no. Considerate se questo è un uomo, senza capelli, senza nulla, senza più forza di ricordarlo, vuoti gli occhi e freddo il vento. Con una rana di vento, meditate che questo che è stato. Vi comando queste parole, scolpite nella vostra vita, stando in casa, andando per vino, comunicandovi, alzandovi, ripetete ai vostri figli, o vi si passa la carne, vi si passa la carne, la malattia vi impedisca, i vostri nati, torcano il viso da voi. Questa poesia ci ricorda molto da vicino le iniziative grottesche, la forza dei converse conclusivi nel condannare chi vuole dimenticare, chi osa dimenticare le sofferenze di questi uomini e donne. È importante, anche qua troviamo appunto delle gare fondate che sono molto ben elevati, anche quest'anno celebriamo anni della morte, un motivo in più per ricordare il grande poeta. Ma tornando su questo collegamento, secondo te qual è la forza del libro di Tullio Morelli? In che modo può aiutarci a mantenere viva la memoria? La forza di questo libro, scritto nel 1947, pochissimi anni dopo la seconda guerra, infatti quel primo libro ad essere scritto riguardante la sua, qui Morelli doveva avere anche una gran forza d'animo per scrivere questo racconto, per guardare la sua esperienza traumatica, che sarà sicuramente la causa del suo suicidio nell'anno. Prima, la forza di questo libro è la sua capacità di arrivare direttamente fuori nella mente e nell'anima del lettore. La sua semplicità del linguaggio, la capacità quindi di essere capito da tutti, di raccontare il dolore, la sofferenza quotidiana. Chiunque viva in questo campo, ma di saperla raccontare in modo semplice e molto diretto. Qual è la parte che ti ha più colpito di questo libro al passo e ti ha lasciato più il segno? È una domanda difficile da rispondere, perché è un libro che lo apprezzo nella sua interezza. Ma se sincero, la parte che mi ha colpito di più i capitoli verso la fine del 44, nel quale capisci cosa pensa ormai l'internato, è passato un anno all'interno del campo, si ricorda malapena quale fosse il mondo di prima, quindi nel suo mutare nel comportamento, nel pensiero, in cui si arriva ormai un momento in cui sì, pensi qualche minuto al senso, alla sopravvivenza, in qualsiasi modo,
questa attraverso la criminalità, campo, attività di mercato nero, di scambio, non utilizzare i tedeschi, quella prima stessissima. E questo punto mi colpisce molto perché proprio il senso, proprio in questo momento l'America cambia il suo modo di pensare. Ed è questo uno dei miei punti convergenti interessanti dal mio punto di vista. Sicuramente il messaggio di questo libro arriva a cuore e alla mente, perché si pone di fronte a uno spettacolo che è interno. E questo ci deve aiutare a riflettere, dobbiamo sapere e ricordarci sempre certamente che il nostro impegno deve essere di non ripeterlo. Negare la memoria è il primo passo per ripetere gli stessi errori e ricadere. Grazie mille, Stefano. Grazie. Grazie a tutti. Allora, bene. Da questa diapositiva non c'è. Isolito. Niente. A fare così. Bene. Qualche domanda? Avete qualche curiosità? Se no, la domanda ve la faccio io. Quanti di voi hanno letto Se questo è un uomo? Bene. Qualcuno? Boh, vi ritrovate in questa recensione? Ritrovate anche voi queste le sensazioni che avete provato? Su, chi mi racconta un po' quello che ha provato, anche due parole? Tommaso. Bene, se non avete domande, allora cedo la parola. Sì. Ma guarda, boh, per chi non lo sapesse, mio fratello l'ha letto per l'esame di terza media e l'ha letto appunto a fine anno scolastico dell'anno scorso. E penso dipenda tanto dalla sensibilità individuale, cioè è indubbiamente, anche perché è realistico, è indubbiamente una lettura che non lascia indifferenti, almeno non dovrebbe lasciare indifferenti, quindi dipende anche un po' dalla sensibilità individuale. E faccio una premessa, io non l'ho letto interamente, quindi vi riporto anche le considerazioni di mio fratello Stefano. E probabilmente anche una lettura più impegnativa di quella che può essere invece la memoria rende liberi di Liliana Segre, che è meno impegnativa e più indirizzata magari a un pubblico più giovane. C'è qualche domanda da quelli? Lazar, c'è qualche domanda sulla chat? Niente. Boh, e allora passiamo la parola a Walter, che ci parlerà della memoria attraverso il cinema. Sì. Allora, come vi ha già anticipato Luca, io vi parlerò del modo in cui la memoria
questo orribile trattata attraverso lo strumento del cinema. E piccola premessa per chi ci segue da casa, io mostrerò delle clip di un film che non posso trasmettere in diretta su YouTube, altrimenti bloccherebbero lo stream per copyright, quindi lasceremo dei link in descrizione o nella chat. Ok, allora, il film che ho scelto è Schindler's List. Ho scelto questo film perché lo trovo molto toccante e soprattutto completo in tutti gli aspetti che tratta, che sono numerosi, come vedremo. Allora, ci troviamo a Cracovia nel 1941 e la comunità ebraica di Cracovia è stata appena spostata nel ghetto della città. E in questo periodo arriva in città un industriale polacco, membro del partito nazista, Oskar Schindler, che è il signore che fuma, che vedete in alto. All'inizio Oskar vuole sfruttare la situazione che si è venuta a creare nel ghetto per ottenere un profitto. Vuole fondare una fabbrica nella città per produrre utensili vari, e sfruttando degli operai ebrei, pagandoli pochissimo, vista la situazione di estrema povertà in cui si ritrovano. Tuttavia, nel corso del film, il protagonista, appunto, questo Schindler, cambierà totalmente, ovvero da un industriale, qualunque potremmo dire, interessato unicamente al profitto, si interesserà sempre di più alla situazione degli ebrei che verranno deportati, e arriverà ad assumerli nella sua mandati nei campi di concentramento. Nel 1942 arriva nella città di Cracovia un altro personaggio, un gerarca nazista, quello a cui accennava Davide prima, il generale Amon, che è l'altro personaggio che vedete nella diapositiva. E questo generale ordina che tutti gli ebrei vengano spostati in un campo di lavoro, a Plaszów, e mentre gli ebrei vengono, potremmo dire, deportati, tra virgolette, dal ghetto, molti vengono anche uccisi. Allora, la prima scena, allora, come potete vedere, l'intero film, nonostante sia del 1994, è interamente in bianco e nero, e questo ha una duplice funzione. È stato fatto in bianco e nero sia per ricordare un documentario, potremmo dire, o comunque delle riprese dell'epoca, ma soprattutto per evidenziare alcuni elementi. Le scene a colori sono pochissime e fra queste la più importante è sicuramente questa bambina in rosso. Mentre gli ebrei vengono spostati dal ghetto e molti vengono uccisi per andare a lavorare in questo campo di lavoro, Oskar Schindler si trova a cavallo, sta facendo una passeggiata con la sua fidanzata. È in cima a una collina e da questa collina osserva il pandemonio, il massacro che si verifica di questi, degli ebrei appunto. E fra tutte queste persone nota una piccola bambina appunto con un cappotto rosso. Questa bambina rappresenta l'innocenza, la speranza che la situazione possa cambiare e rappresenta l'inizio della trasformazione di Schindler, che dopo aver visto questa bambina inizierà ad assumere persone malate o anziani, bambine, donne nella sua fabbrica pur di salvarli dalla tragedia dell'Olocausto.
Allora, come avete potuto vedere, quando Oscar poi vede questa bambina morta, che rappresenta appunto la morte della speranza, dell'innocenza, decide che farà di tutto, proprio di tutto, per salvare quante più persone possibili. E all'inizio lui si limitava ad assumere nella sua fabbrica quelli magari un po' meno fortunati. Da questo momento in poi arriverà a corrompere qualunque guardia, qualunque gerarca, pur di riuscire a ottenere il maggior numero possibile di persone, per riuscire a salvarle, per evitare che esse vengano spedite ad Auschwitz. E, un altro personaggio molto importante, cioè diciamo che il film si gioca su due persone, appunto, quello di Oscar e quello del generale Amon. E Amon, come anticipava Davide, è uno psicopatico praticamente. Lui si alza ogni mattina dalla sua residenza nel campo di lavoro, prende il fucile dal balcone e spara a chi gli pare e piace. È un vero e proprio psicopatico, pienamente convinto delle ideologie naziste. Tuttavia, durante il film, Amon si innamora di una ragazza nel campo, Helen. E nonostante lui sia innamorato, è in conflitto, perché da un lato è pienamente convinto dell'ideologia nazista, dall'altro c'è ancora una minuscola componente umana, diciamo, che cerca di uscire.
Allora, come avete potuto vedere, lui sembra cedere a quella poca umanità che gli è rimasta, però non ci riesce. Alla fine arriva a dare la colpa a lei, che non ha detto una parola, proprio zero, e dice: tu mi hai convinto, mi hai quasi convinto a farlo, quando invece appunto ha fatto tutto da solo. Inoltre, spesso nel film vengono utilizzati questi parallelismi per cui si vede un piccolo matrimonio, diciamo, all'interno del campo di lavoro, questa scena che vi ho mostrato, e Oskar Schindler che festeggia il suo compleanno. E come potete vedere dalle immagini è un donnaiolo, ecco, un po'... non è, ecco, un eroe, non subito, ecco, lo diventa appunto durante la storia. E quest'altra clip invece, secondo me, cattura molto bene, mostra molto bene l'indifferenza dei soldati di fronte al massacro. I soldati fanno una seconda incursione nella città di Cracovia per trovare tutti gli ebrei che si sono nascosti all'interno delle loro residenze nel ghetto. Insomma, uno dei soldati si mette a suonare il piano e gli altri due arrivano e si mettono a scherzare, cioè chiedono se sta suonando Mozart oppure Bach. Quindi questa scena, secondo me, cattura molto bene l'indifferenza appunto dei soldati di fronte a questo terribile massacro. E arriviamo a una delle ultime scene del film. Una volta che Schindler inizia a sacrificare tutto il suo patrimonio per corrompere i gerarchi nazisti e per salvare più persone possibili, una volta arrivato a questo punto, lui ha speso tutto, non ha assolutamente più nulla. Ha compilato una lista, da qui appunto il nome del film, con tutte le persone da salvare da questo terribile massacro. E alla fine del film lui riesce a salvare 1100 persone dalla tragedia dell'Olocausto. La guerra ormai è finita e i soldati sovietici stanno per arrivare nella città di Cracovia. Quindi tutti gli operai e tutte le persone che ha salvato
gli scrivono una lettera da consegnare ai soldati sovietici, dove spiegano tutto quello che ha fatto per loro. Lui era ancora un membro del partito nazista, quindi quasi sicuramente i soldati l'avrebbero processato, probabilmente anche fucilato sul momento. E grazie a questa lettera Schindler riuscirà a salvarsi.
appunto, chi salva una vita salva un mondo intero, il mondo intero. E si vede la trasformazione completa di Schindler in questa scena. Arriva a, spesso ha sacrificato il suo intero impero economico in condizioni di estrema povertà ormai, eppure non è soddisfatto, pensa che può fare ancora qualcosa, vendendo la macchina o la spilla. E questa è la grande umanità, secondo me, del personaggio, che però non è solamente un personaggio, perché questa ovviamente è una storia vera. E bene, io avrei concluso. Un'altra figura importante assieme a quella di Primo Levi in quanto testimone anch'essa della Shoah è sicuramente Liliana Segre, che nell'ultima sua intervista pubblica racchiusa in questo fascicolo dice di aver scelto la vita. Chi era la Segre prima di essere deportata? Nasce nel 1930 in una famiglia di origini ebree, ma apprende di esserlo soltanto nel 1938 con l'avvento delle leggi razziali. La madre muore da giovane e si trova a vivere con i nonni e il padre. Appunto, nel 1938 le viene impedito di proseguire gli studi pubblici e quindi si trova ad essere battezzata con rito cattolico e a continuare a studiare presso le suore marcelline. Nel 1943, assieme al padre e a tanti altri ebrei italiani e non solo, tenta la fuga e si dirige verso la Svizzera, in particolare a Lugano, ma qui viene imprigionata. Viene riportata in Italia e risiede prima a Como e poi nel carcere di San Vittore, dove trascorre 40 giorni e poi il 30 gennaio del 1944 inizia il suo viaggio verso Auschwitz assieme al padre. Appunto sale sul binario 21 della stazione di Milano, che è oggi diventato museo simbolo della Shoah in Italia, e al momento in cui arriva appunto ad Auschwitz perde immediatamente il padre, che si scoprirà poi essere morto alcuni mesi dopo. All'interno del campo fa la conoscenza, l'amicizia con diverse altre donne che lavorano come lei presso la Union, che era una fabbrica di munizioni esterna al campo, e dice nelle varie interviste essere stata la sua fortuna partecipare attivamente, lavorare in questa fabbrica, perché potevo uscire da quello che era l'ambiente di dolore che era il campo di concentramento. Un anno dopo il suo arrivo, nel gennaio del 1945, il campo di Auschwitz viene liberato e a qui inizio la cosiddetta marcia della morte, che durerà alcuni mesi e in cui lei vedrà morire diversi amici, conoscenze fatte all'interno del campo, ma sopravvivrà. Durante le sue interviste, ma in particolare in questa racchiusa nel fascicolo, si sofferma su tre termini fondamentali che l'hanno accompagnata durante il suo percorso come deportata, e il primo è indifferenza. Prima per mezzo delle leggi razziali, poi attraverso i campi di sterminio e di lavoro, sono tutti indice di indifferenza e di odio provati da alcuni nei confronti, apparentemente più forti, nei confronti di deboli e di minoranze, quali erano ebrei, ma non solo, perché sappiamo che sono stati deportati anche omosessuali, ad esempio, o comunque quelle che erano ritenute minoranze e persone deboli. Tutto questo dovuto ad una disumanità senza eguali, ad un bisogno di supremazia che sicuramente andava ben oltre quelle che potevano essere le minacce, poi si è scoperto fittizie, da parte appunto degli ebrei in particolare.
Il secondo termine è sicuramente annullamento. All'interno del campo le vite di ognuno venivano fermate, annullate, spogliate di quelli che erano gli affetti, e Liliana ne è un esempio nei confronti del padre, ma anche dei nonni prima, dei propri abiti, dei capelli, del nome, quindi di tutti quei segni caratteristici che rendono tutt'oggi l'essere umano unico e distinguibile. E appunto le vite vengono annullate in cambio di un numero che sarà l'unico mezzo per cui verranno riconosciute, e una divisa uguale per tutti. Il terzo termine è vita, in particolare lei nell'ultima testimonianza dice di aver scelto la vita, perché ha raccontato qui e anche nel libro che si intitola La memoria rende liberi, di aver avuto la possibilità al momento dell'evacuazione dal campo di uccidere un soldato tedesco, di aver impugnato la pistola, ma di essersi fermata e di non aver premuto il grilletto solo per mezzo della sua dignità, del suo voler rimanere così pura e semplice e unita ai suoi principi con cui era arrivata al campo e con cui voleva uscire. Per cui ha scelto la vita non solo per se stessa, ma anche per quella guardia tedesca, perché solo in questo modo poteva dirsi davvero libera e in grado di riprendere o comunque di cominciare una nuova vita al momento del ritorno a casa. La marcia della morte termina tra la fine di aprile e i primi di maggio del 45, ma la Segre torna a casa solo nell'agosto dello stesso anno, e qui vive prima assieme agli zii e poi ai nonni materni. Alcuni anni dopo fa la conoscenza del marito, che è l'unico in quegli anni e nei decenni successivi a comprendere cosa lei abbia passato, cosa significhi quel numero tatuato sul braccio, perché anche lui era stato deportato per alcuni mesi in un campo. Con lui si sposa, crea una famiglia, ma per lungo tempo soffre di depressione, che guarirà in parte anche uscendo allo scoperto, se così possiamo dire, e portando la sua testimonianza a quante più persone possibili. Dal 1990 infatti è testimone di quella che è stata la Shoah, della brutalità che hanno commesso fascisti e nazisti. In particolare tiene discorsi presso teatri, verso associazioni, ma in particolare con i ragazzi, perché sono il futuro della nazione italiana, in questo caso, ma comunque il futuro mondiale. E ritiene che solo attraverso la memoria, quindi il ricordo di quelli che sono stati fatti, anche se non vissuti in prima persona, potranno essere impressi nella mente delle persone e anche dei futuri ragazzi. Ad ottobre 2020, presso Rondine, che è stata denominata Cittadella della Pace, tiene il suo ultimo discorso pubblico per poi ritirarsi a vita privata, ormai novantenne. Ricordo che nel 2018 è stata nominata dal presidente da Mattarella come senatrice a vita per essersi appunto posta nei confronti dei ragazzi in particolare e aver trasmesso la sua vicenda, la sua storia a così tante persone. C'è da dire come ultima cosa che durante tutto il tempo in cui lei è stata testimone di queste barbarie è stata più volte minacciata, specie via social, per il suo operato, più volte denigrata con insulti razzisti, di odio, e quindi nel 2019 è stata messa sotto scorta, un po' per proteggere se stessa, ma lei dice soprattutto per la sua famiglia
e chi le sta attorno. Se avete domande, se no abbiamo concluso. Quanti di voi hanno sentito di probabilmente avrete sentito del fatto che mi hanno scritto la scorta? Avete sentito di recente degli eventi che riguardano la sede, le minacce o anche altre personalità che cambiano la memoria della scuola o altri luoghi? Secondo voi c'è qualche esempio che merita di essere menzionato, per aprire anche un dibattito, un dialogo, anche, diciamo, qua fra noi. Aperto anche il prof. Direi che... Come? Sì? Se vuoi fare un commento, sì, sì. No, nel senso, spero che abbiate tutto il riferimento a... Vieni più vicino, se no, non si sente. Torno, se abbiamo qua. No, spero ovviamente abbiate colto il riferimento rispetto appunto alla, a ciò che è stata la, la propaganda e l'effettiva realtà, ben resa appunto da, dalla descrizione sicuramente di Primo Levi e dell'intervista che ci ha fornito il fratello di Luca, Stefano, e ovviamente grazie a, alla selezione delle scene che ci ha proposto Walter di Schindler's List. Vediamo in particolare, sì, questo Amon Goth, ma tanti altri. Spesso i gerarchi nazisti più, diciamo, potenti all'epoca erano i più malati mentali, nel senso, potrei portare determinati esempi. Oscar Dirlewanger, che ha diretto l'armata Dirlewanger, e non si è limitato unicamente alla persecuzione degli ebrei, ma anche in Bielorussia, durante la campagna di Russia, ha dato, diciamo, sfogo alla propria criminalità e ossessione. Un altro criminale, secondo me, il criminale nazista, è stato Klaus Barbie. Mai sentito? Klaus Barbie lo hanno arrestato 3 mesi e dopo lui è morto di vecchiaia. E sapete quando l'hanno arrestato? Nel 1994. Lui dopo la guerra è scappato in Argentina e ha lavorato per gran parte dei suoi giorni per i servizi segreti statunitensi, tra l'altro. Quindi è interessante considerare anche questo tipo di argomento, secondo me. Vorresti aggiungere qualcosa? Siete distrutti? Vi abbiamo... risucchiato tutte le energie, insomma, dobbiamo fare tutti l'abitudine a ritornare a vedersi in presenza, a fare le lezioni normali, no? Boh, allora ringraziamo noi del Caffè Conviviale la vostra attenzione, il vostro tempo. Sì, dimmi. Abbiamo ancora un minuto di attenzione. Ah, ok. Ora, un minuto di attenzione per segnalarvi delle possibilità di approfondire questi temi. Ce ne sono un numero illimitato quasi in questi giorni, perché chiaramente è una cerimonia, una commemorazione importante, però queste due in particolare. Questa lettura scenica, potremmo dire, ma anche uno spettacolo teatrale promosso dall'ente regionale teatrale del Friuli, anche della Shoah, Filastrocche e dalla Nera Luce. E questa sera alle 21 sia su YouTube che su Facebook, e in alternativa un consiglio per un film, oltre chiaramente al già citato Schindler's List, un film che è una lettura del diario di Anna Frank
affiancata alle testimonianze delle sopravvissute che sono nate un anno prima o dopo di Anne e quindi oggi potrebbero essere sarebbero sue coetanee con cui potremmo ritrovare Anne nel loro salotto a condividere le stesse esperienze. E lo trovate su Rai Play, è andato in onda su Rai 1 sabato sera scorso, e fatto molto bene, devo dire. Chiaramente i libri per approfondire ne abbiamo citati molti, ne trovate altrettanti, per esempio L'espositore in atrio, della nostra scuola, sono libri della biblioteca, e vi ringrazio per la vostra attenzione. E, se non ci sono domande, neanche in chat, allora ci salutiamo.